e non poteva mancare l'intervista con Laura Arconti, qui insomma tra le persone più autorevoli e anche appunto con degli incarichi dirigenziali in passato, ma certamente sì, insieme a altre persone autorevoli che abbiamo intervistato come Angelo Bandinelli. E Laura ha interventi peraltro molto brevi, a mio parere anche un po' troppo brevi, con un saluto da parte dell'altra Laura, che è l'altra parte, l'altra metà della sua vita. Questa cosa è stata molto carina, che ha portato diciamo un po' di umanità, un po' di emotività, di affettività in questo congresso, in questo appuntamento congressuale radicale, che sembra essere caratterizzato un po' più dalle distanze che dalle vicinanze tra gli uomini. Che dice? Vero, vero. Ma io lo sempre ricordo Laura, perché abbiamo sempre fatto tutto insieme. Viviamo insieme da 35 anni, o per meglio dire, abbiamo vissuto insieme per 32 anni e poi purtroppo da circa 3 anni, per motivi di salute suoi, non siamo più insieme, perché lei è in un luogo, diciamo un luogo protetto, che ha cura di lei, come io non potrei, perché a mia volta sono in carrozzina, ho il pacemaker, ho un sacco di problemi, la schiena non mi regge. Poi lei ha 80 anni, ma io ne ho 91. Allora, complimenti. Allora, noi siamo state sempre insieme. Insieme facevamo le vacanze, un mese all'anno. Tutto il resto del tempo io lavoravo come una bestia senza tirare sulla testa. Insieme politica, insieme gli amici, insieme tutto. Per cui eravamo una specie di entità unica. Tant'è che Marco Pannella ci ha sempre chiamate le Laure, non diceva Laura Arconti, Laura Terni, troppa fatica, le Laure. Noi siamo rimaste le Laure. Alla prima assemblea degli iscritti, quella che ha generato poi questo congresso, che abbiamo tenuto a Roma nel salone del partito, mi par bene 25-26 aprile, una cosa di questo genere, prima di Teramo, ecco, lì gentilissimo proprio Maurizio Turco, che qualche volta sembra così ruvido, così, ha iniziato proprio dicendo: apriamo i lavori di questa assemblea mandando un saluto a Laura Terni, che non è qui, ma c'è, perché c'è Laura Arconti. E beh, una cosa così, una cosa bella. A modo nostro siamo una famiglia, non ci sposeremmo mai, neanche se ci fosse la legge, perché entrambe siamo contrarie all'istituto del matrimonio, e non per imitazione di Marco, che è sempre stato contrario al matrimonio, ma perché veramente, ti ricordi Modugno? Non so se tu conosca quella deliziosa canzone che si chiama L'anniversario. Adesso mi sfugge. Dice: il nostro anniversario non è sul calendario, l'anniversario di nozze. Ti sposo ogni mattina e tu mi dici sempre sì. E a un certo punto dice: non si lega un sogno, con un contratto non si lega un sogno. Quando un amore è bello, pulito, nobile, limpido. Io non ho mai tradito Laura in 32 anni, ormai 35. Lei sì, qualche volta il cornetto me l'ha fatto, ma una donna così bella, era fatale che la rincorressero. Abbiamo avuto degli episodi divertentissimi. Una volta in aereo la hostess, non riuscivamo a toglierci la hostess di torno. Al momento della scaletta per scendere, questa non ci ha visto più e le ha detto: Madame, vous avez un charme fou. Lei ha uno charme, non c'è una parola italiana. Folle. Io ero un po' che le davo di gomito e dicevo: quella lì ti sta dietro. Dice: no, vuole essere gentile. No, quella ti sta dietro. Abbiamo avuto degli episodi molto divertenti. Lei aveva il codazzo, uomini e donne, perché era molto bella. Adesso è ancora bella a modo suo. Ma certo, è una donna bella, malata di 80 anni. Vabbè, però insomma, la purezza di certi sentimenti resta, e soprattutto più che purezza io direi l'intensità. Perché poi la purezza cominciamo ad andare un po' sul mistico, no, ma l'intensità di certi sentimenti resta nel tempo. E il fatto che tu l'abbia ricordata qua, e in qualche modo qualificando il tuo intervento, l'apertura è stata importante. Perché è lei che, quando le ho detto
stai quieta, guarda, tu telefoni sempre, non potrò risponderti, perché o non prende il telefono, o non ho il telefono, o durante il congresso non potrò. Cioè, tu non ti preoccupare, io o non ti telefono, o ti telefono e capisco, ecco, bene. E dice, ma tu adesso al congresso vai fuori di Roma? Dico, no, soltanto a Re Bibbia, ma sto in albergo lì perché è più comodo, per non fare avanti e indietro, io mi stanco facilmente, per me questa è una fatica bestiale, letteralmente. E lei mi ha detto, dice, ah, ma però sei qui intorno, sei vicino. Dico, sì, abbastanza vicino. Beh, vabbè, fai una cosa, salutami i compagni. Sarà molto bello anche da parte di Lauretta, come la chiami, che abbia ricordato tutti quanti i suoi compagni. La devo chiamare Lauretta per forza, perché abbiamo passato la vita a chiamarci Laura 1 e Laura 2 e a dibattere se la 1 fossi io oppure lei. Una volta in Africa, durante una vacanza, una ragazza di lì, siccome c'eravamo lei, io, c'era Laura Morandini, è morta adesso, quella che si occupava di cinema, che ha fatto anche, ha collaborato col marito Morando Morandini a fare il dizionario del cinema, e si chiamava Laura anche lei. Poi c'era un'altra capitata lì per caso, Laura. E un bel giorno arriva una di queste ragazze nere, locali, senegalesi, che parlano francese molto bene, non parlano il famoso francese Jo Soy, no, parlano proprio francese vero, e ha detto, dice, ma è scanita lì Le femmes s'appellent tous Laura. Beh, insomma, abbiamo dei precedenti letterari e dobbiamo dire che Laura è più quotata e più diffuso di Beatrice ed è anche più bello. Senti, ma tu adesso parti queste note personali. Ma queste note personali sono deliziose perché umanizzano una sessione di lavoro e un ambiente che purtroppo, questa è una mia visione personale, di umano ha sempre meno. A questo punto io ti auguro buon congresso. Chiudiamo, sì, è stata un'intervista lunga, però è molto interessante. Che fai, la spezzi in due? Adesso io, poi quando la monterò ci penso e poi te la faremo avere. Qualcosa di troppo personale, va? Ma come l'abbiamo detto, era la parte più carina quella forse. Magari carina no, vera. Tra tante menzogne, Laura, che ho sentito, sono anche carine perché sono vere. Tutto perché io, guarda, tu lo sai come sono. C'ho questo gran difetto. Quello che penso dico, quello che dico è perché l'ho pensato e sono pronta a farlo se occorre. Però vi potete fidare. Grazie a Laura Cucchi.